Assessora Gatta, per quanto riguarda il comune di Faenza, ci sono in corso chiamate agli anziani per far loro compagnia in questa situazione di emergenza da Covid-19. È così? Sì, allora lo spiego bene. Allora, è stato deciso di intraprendere il percorso della telefonata, naturalmente, come ormai no, sappiamo tutti, siamo ben informati, per evitare ogni forma di contatto diretto. E le telefonate che vengono svolte sono svolte verso gli ultra 75 anni e lo facciamo insieme grazie alla collaborazione anche con l'azienda USL che ci ha fornito la banca dati. La banca dati, che è una banca dati che proviene internamente dal servizio dell'azienda, per cui abbiamo numeri di telefono che vengono dati dalle persone quando si iscrivono, ad esempio per al CUP. Quindi abbiamo numeri che sono di telefono fisso, ma anche numeri di telefono mobile. Ed è la banca dati più ampia che noi abbiamo a disposizione, quella che utilizziamo anche in estate per prevenire la problematica dei colpi di calore. Quindi partendo da questa banca dati abbiamo iniziato a fare i contatti. I contatti hanno l'obiettivo di essere vicini e quindi davvero di sentire le persone e chiedere come stanno, ma soprattutto, ancora più importante, di verificare se ci sono persone anziane che in questo momento sono completamente sole. Quindi il secondo obiettivo è proprio quello di arrivare a chi è completamente solo per potergli dare la possibilità di accedere al servizio messo in piedi insieme con la protezione civile, con tutto il nostro terzo settore presente sul territorio, che riesce ad arrivare per portare ad esempio la spesa oppure anche i farmaci. Quindi c'è il tema della vicinanza e il tema anche di offrire un servizio a chi è veramente solo. Da questa banca dati che abbiamo degli ultra 75 anni siamo noi come comune che stiamo telefonando a tutti, proprio a tutti, e la telefonata viene fatta da dipendenti del comune che fanno parte anche di altri servizi, ad esempio del servizio anagrafico, no? E telefonano con una traccia, dichiarano chi sono e chiedono se la persona o la famiglia è in stato di necessità, quindi se è da solo e ha bisogno di supporto oppure no. Viene dato a loro anche il numero di telefono dei servizi sociali, il 69 1800, che è quello che in questo momento è stato anche sdoppiato come centralino per rispondere alle chiamate, in modo tale che se loro hanno un'esigenza specifica cerchiamo di attivarci il prima possibile. C'è in qualche modo una sorta di maggiore fiducia da parte dell'utente se sanno anche i figli, per esempio, dei genitori anziani di questa procedura? Cioè, nel senso che i figli dei genitori, allora, ci sono anziani che sono completamente da soli, anziani che si trovano con i figli, anziani che quando ricevono la telefonata chiamano i figli per sapere se è vero che viene fatta questa cosa. Cioè, è stata una procedura, diciamo, di avvicinamento che abbiamo fatto alla popolazione, che ci ha fatto vedere come siamo fragili anche in queste relazioni, in queste comunicazioni. Perché molte persone temono che non sia vero, cioè si chiedono se veramente li stiamo chiamando. Questo ci deve fare molto riflettere, perché è un po' come vedere concretamente purtroppo quanta è a volte la distanza tra noi persone, cittadini, e le nostre istituzioni. Questa cosa ci sta facendo molto, molto riflettere, lo tocchiamo con mano. Contemporaneamente è davvero un modo per essere vicini e stiamo ricevendo anche da queste persone un ritorno positivo, nel senso che gradiscono molto la telefonata, gradiscono che gli venga dato in mano anche il numero più diretto dei servizi sociali, e quindi questa cosa direi che è molto positiva. Il numero a cui loro possono chiamare per esigenze di aiuto è uno unico, che è il 69 1800.